Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo insieme come realizzare questo portapenne all'uncinetto. Vediamo l'occorrente: gomitoli di cotone numero 5, i colori li decidete voi, uncinetto da 2 mm, uncinetto da 1,5 mm, un paio di forbici, un righello squadretta, una penna, una cerniera da 20 cm e per la fodera ci servirà un tessuto, eventualmente anche un rinforzo se lo volete rinforzato, forbici zigrinate e ago e filo in tinta. Vi ricordo che vi servirà anche la macchina da cucire se volete accelerare i tempi. Per prima cosa, con l'aiuto del righello della squadretta, dobbiamo andare a tracciare a mezzo centimetro dei puntini che ci serviranno da guida per il lavoro all'uncinetto, partendo dalla fine della cerniera dove c'è l'anellino di metallo che blocca la cerniera e dove c'è il cursore. Per prima cosa vado a tracciare la metà della zona della cerniera dove devo andare a fare i puntini e vado a fare il primo puntino. Partendo da questo, ogni mezzo centimetro vado a fare un puntino. Fatti tutti i puntini sia da un lato che dall'altro, vado con l'uncinetto da 1,5 mm e il primo colore. Io ho scelto il fucsia, ma vi ricordo che avete libera scelta ovviamente nei colori, potete anche fare tutto dello stesso colore. Comincio dal primo puntino vicino al cursore e vado a fare un punto basso. Proprio dove c'è il puntino disegnato vado ad inserire l'uncinetto facendo un po' di pressione e vado ad agganciare il filo dietro e a fare il punto basso. Proseguo in questo modo per ogni puntino fino al penultimo. Nell'ultimo puntino vado a realizzare 5 punti bassi. Quindi andrò ad inserire l'uncinetto nel puntino 5 volte. Vado nel puntino del lato opposto e vado a ripetere la stessa operazione, quindi devo andare a fare 5 punti bassi. Oltrepasso la fine della cerniera, proprio ci vado di sopra tanto poi questa parte verrà nascosta all'interno della fodera, quindi neanche si vedrà. A questo punto proseguo come per l'altro lato a fare un punto basso in ogni puntino disegnato, inserendo l'uncinetto all'interno del puntino disegnato fino al penultimo. Fatto anche quest'altro lato, nell'ultimo puntino vado a fare 5 punti bassi, come ho fatto negli altri due angoli. Vado ora nel primo punto, quello dove già ho fatto il primo punto basso, e vado a fare altri 4 punti bassi, così da completare l'angolo con i 5 punti bassi.
Non vi preoccupate per questa parte della cerniera che tanto verrà nascosta e non darà problemi né estetici né funzionali. Ok, vado a chiudere il giro facendo un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato. A questo punto devo cambiare l'uncinetto e prendere quello da 2 mm. Proseguo facendo una catenella e un punto basso in ogni punto sottostante, finché non comincio l'angolo con i 5 punti bassi. Nel primo dei 5 punti faccio un punto basso. Nel secondo vado a fare un aumento, quindi 2 punti bassi all'interno dello stesso. Punto successivo faccio un aumento. E anche nel punto successivo faccio un aumento. Nell'ultimo dei 5 punti bassi vado a fare un solo punto basso. Ripeto lo schema nell'angolo successivo, quindi ho 5 punti bassi, nel primo faccio un punto basso normale, nel secondo faccio un aumento, nel terzo faccio un aumento, nel quarto faccio un altro aumento e poi nel quinto faccio un solo punto basso. Proseguo facendo un punto basso in ogni punto sottostante finché non arrivo all'angolo successivo, dove trovo gli altri 5 punti bassi. Anche qui andrò a ripetere lo stesso schema. Quindi nel primo punto basso dei 5 faccio un punto basso normale. Poi nel punto successivo faccio un aumento, punto successivo un aumento e nel punto successivo un aumento. Nel punto successivo faccio invece un solo punto basso. Anche nell'ultimo angolo ripeto lo stesso schema. Quindi nel primo faccio un punto basso normale e negli altri 3 punti faccio un aumento in ciascuno. Chiudo il giro facendo un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato. Una catenella e continuo facendo un punto basso in ogni punto sottostante finché non cominciano gli aumenti. Arrivati al primo aumento, al primo dei 3 aumenti del primo angolo, vado a fare un punto basso in ogni punto sottostante. Anche nell'aumento successivo vado a fare un punto basso in ogni punto sottostante. Nei 2 punti successivi, che costituiscono l'aumento del giro precedente, anche qui faccio un punto basso in ogni punto sottostante. Quindi il numero dei punti rimane inalterato. Ora, nei 2 punti successivi, invece, vado a fare un aumento in ciascuno di essi. A questo punto cominciano gli aumenti dell'angolo successivo. Abbiamo 6 punti bassi e vado a ripetere quello che ho fatto nell'angolo precedente e quindi vado a lavorare un punto basso in ogni punto sottostante. E proseguo facendo un punto basso in ogni punto sottostante finché non cominciano gli aumenti dell'angolo successivo, dove ci sono i 3 aumenti consecutivi. In questi 3 aumenti non devo far altro che realizzare un punto basso in ogni punto sottostante.
Quindi 6 punti avevamo e 6 punti dobbiamo fare. Nel punto successivo, che è un punto basso semplice del giro precedente, vado a fare un aumento. Anche nel punto successivo vado a fare un aumento. Nei 6 punti successivi, prima della fine del giro, vado a realizzare un punto basso in ogni punto sottostante. Chiudo il giro facendo un punto bassissimo nel primo punto basso realizzato. Da questo momento in poi non ci saranno più aumenti e neanche riduzioni. Di conseguenza, da questo momento dobbiamo lavorare un punto basso in ogni punto sottostante e possiamo andare avanti sempre nello stesso modo fino a raggiungere l'altezza desiderata, per poi fare la base con la profondità che vi spiegherò successivamente. Io farò altri 3 giri con il fucsia, dopodiché cambierò colore. Fatti questi 6 giri complessivi con il fucsia, ho deciso di cambiare colore e di mettere questo beige. Semplicemente mi aggancio con l'altro colore, tiro leggermente i fili per restringere il cappietto e proseguo. Taglio ovviamente il filo fucsia che ormai non mi serve più. E proseguo facendo sempre un punto basso in ogni punto sottostante. Faccio altri 6 giri con il colore beige, dopodiché torno al colore fucsia. Sempre cambio il filo nello stesso modo in cui ho fatto prima, agganciando semplicemente il filo fucsia. Faccio il punto basso, il primo punto basso con il fucsia e taglio il filo beige. Vado a fare 3 giri con il filo fucsia, sempre un punto basso in ogni punto sottostante. Fatti i 3 giri in fucsia, cambio colore e prendo il filo grigio. Con il filo grigio però vado a realizzare un punto diverso, che è una sorta di punto canestro, che ora vi vado a spiegare. Cambio colore così come ho fatto con gli altri 2. Faccio il primo punto basso e poi taglio il filo fucsia. Allora, il primo punto basso è normale, il secondo punto basso lo faccio nel punto basso successivo ma della riga precedente. Punto successivo, un punto basso normale. Il punto successivo è sì un punto basso, ma lo vado a realizzare nel punto successivo della riga precedente. E alterno un punto basso normale e un punto basso fatto nel punto corrispondente della riga precedente. Individuo il punto successivo e poi vado ad inserire l'uncinetto nel punto corrispondente della riga precedente. Mi avvicino così vedete meglio. Questo è il punto successivo,
della riga precedente, un punto basso normale e poi il punto successivo e vado in quello sotto, che è quello della riga precedente, e proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati alla fine, faccio un punto bassissimo nel primo punto lavorato, dopodiché faccio il primo punto basso dove nel punto in cui nella riga precedente avevo fatto il punto basso, quindi ora devo invertire, faccio sempre lo stesso schema che ho fatto nella riga precedente, però invertendo. Spero si riesca a capire, è facile da fare, però bisogna capire bene dove inserire l'uncinetto. Faccio un punto basso normale e il punto basso successivo lo vado a fare nel punto successivo ma della riga precedente. Ripeto questo schema per 8 giri. Ritorno al filo beige e faccio 5 giri con il filo beige e lo schema classico del punto basso in ogni punto sottostante. Proseguo per 5 giri con il filo beige e faccio poi il sesto giro con il fucsia. Ritorno con il filo grigio e ritorno a fare lo schema con quel punto canestro che vi ho fatto vedere prima. Realizzo altri 8 giri con questo punto canestro e il filo grigio. Alla fine degli 8 giri vado a suddividere lo schema mettendo delle forcine come marca punti, ma potete benissimo utilizzare delle spille da balia, e vado a individuare 3 cm da un lato e dall'altro. Mi muovo con dei punti bassissimi fino al primo marcapunti. Dove c'è il marcapunti faccio il punto bassissimo, tiro fuori il marcapunti e faccio 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Proseguo facendo un punto alto in ogni punto sottostante, inserendo però l'uncinetto solo nell'anellino più esterno. Si tratta di punti alti in costa. Proseguo in questo modo fino al marcapunti successivo. Tolgo il marcapunti, faccio l'ultimo punto alto e 3 catenelle. Giro il lavoro e in ogni punto alto sottostante vado a realizzare un punto alto.
In pratica, in questo modo noi stiamo realizzando la base del portapenne. Proseguo in questo modo fino alla fine della riga, dopodiché ripeto facendo 3 catenelle e un punto alto in ogni punto sottostante, fino a raggiungere uno spessore che deve essere pari a 6 cm. Un'altezza pari a 6 cm perché, vedete, facendo questo movimento la base deve essere pari alla profondità del portapenne che noi abbiamo lasciato. Vi ricordate che abbiamo lasciato 3 cm per lato, di conseguenza sono 6 cm nella profondità. Faccio una catenella, taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo. A questo punto vado a, lasciando gli altri due marcapunti, ripiego la base e vado a tracciare la sagoma del portapenne sul pezzettino di stoffa che ho scelto. Se volete un portapenne più rinforzato, la stessa operazione che stiamo facendo sulla stoffa la dovete fare anche sulla teletta rinforzante. Vado a posizionare il portapenne sulla stoffa facendo sì che la piegatura della base corrisponda alla piegatura della stoffa. Con un gessetto, ma va bene anche una matita, andiamo a tracciare i contorni senza lasciare margine di cucitura. Con le forbici zigrinate vado a ritagliare la sagoma. Non è indispensabile essere precisi in questa fase perché si tratta della fodera interna, non è importante, insomma, essere precisi al millimetro. Con la macchina da cucire vado a fare le cuciture laterali. Fatte queste cuciture, vado a fare la cucitura nella base per creare la profondità, sia da un lato che dall'altro lato. Fatte queste cuciture, avremo la fodera completa del portapenne che poi dovremo andare a cucire al portapenne stesso. Ritorniamo al portapenne, lo apro e l'ho risvolto sul rovescio. Con l'ago e il filo grigio vado ora a fare le cuciture. Sostanzialmente le stesse che abbiamo fatto sulla fodera del portapenne. Per prima cosa vado a fissare il filo. Facendo dei nodini. Poi inserisco l'ago dove c'è il marcapunti, nello stesso punto dove ho lasciato il marcapunti che vado a rimuovere. Procedo facendo la cucitura lungo tutto la base del portapenne fino al marcapunti successivo. Fatta questa cucitura, dobbiamo occuparci di fare le cuciture per la profondità del portapenne. E quindi vado a sovrapporre la base con la porzione che avevamo lasciato libera nel portapenne, così si creerà la base e vado a fare la cucitura.
Completate entrambe le cuciture. Prima di procedere con la cucitura della fodera, volevo creare una rifinitura con il grigio. Questo ovviamente è una mia scelta, io vi do l'idea, poi sta a voi decidere se realizzarla o meno. Prima devo risvoltare sul dritto il portapenne. Vado nel punto dove io andavo a chiudere con i punti bassissimi, tiro fuori l'uncinetto dal cappietto iniziale che avevo fatto, lo vado ad inserire lì dove andavo a chiudere i giri con il punto bassissimo e riprendo il cappietto. Quindi il cappietto è all'interno del portapenne e l'uncinetto è all'esterno, e vado ad inserire l'uncinetto nei vari punti agganciando il filo che sta dentro il portapenne. Così creo questa rifinitura appunto catenella. Terminato tutto il giro, tiro fuori l'uncinetto e lo vado ad inserire nello stesso punto, però all'interno, sul rovescio del lavoro. Aggancio il cappietto che ho lasciato in sospeso, che andrò a tirare sul rovescio del lavoro. Faccio una catenella, taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo. Questi fili poi andranno eliminati. Occupiamoci ora della fodera. Apro il portapenne e lo vado a risvoltare sul rovescio. Vado ad inserire il portapenne all'interno della fodera. Quindi io davanti a me devo avere il dritto della fodera e all'interno deve esserci il portapenne che è risvoltato sul rovescio. Partendo dal lato della cucitura della fodera, questa deve andare a coincidere con la fine della cerniera. Con ago e filo vado a fare una cucitura a mano. Prima di tutto vado a fissare il filo e vado a bloccare anche la fodera sul lato del portapenne. La cucitura che vado a fare, ovviamente il bordo della fodera deve essere ripiegato all'interno, e vado a fare la cucitura sul punto in fucsia fatto all'uncinetto. Vedete, io faccio passare l'ago sul punto all'uncinetto in modo tale che all'esterno non si vede la cucitura. Vedete che poi all'esterno non si vedrà la cucitura. Vado a cucire a mano per tutta la circonferenza. Questo è il portapenne terminato. Vado ora a mettere sul cursore della cerniera un pompon e il gioco è fatto. Io spero che il tutorial sia utile e vi sia piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!